Diciamo che io tratto dall'Antonio Cleopatra di Shakespeare soltanto quei momenti in cui viene indagato il rapporto fra loro due. Naturalmente la guerra, che è una tragedia storica, rimane sullo sfondo, ma rimane anche protagonista perché la tragedia appunto ha un suo evolversi in funzione della guerra. Per quanto riguarda le musiche ho cercato di anche con i danzatori, sono dei ballerini, fare delle musiche che fossero adeguate al momento dell'azione. Così sono due balli sulla battaglia navale, sulle due battaglie navali. Per questo ho preso la fuga di Prokofiev. Poi, ed è il momento in cui Antonio, il maestregato dalla passione per Cleopatra, abbandona i suoi uomini e la insegue. Io credo che chi venga a vedere stasera lo spettacolo avrà senz'altro una minima conoscenza della tragedia di Shakespeare. È uno spettacolo di teatro-danza, abbiamo tre voci recitanti, io sono Cleopatra, scusi, cancelliamo. Io sono Antonio, Gabriella Cassarina, Cassarino è Cleopatra, Davide Ruggiano fa diversi ruoli, vanno da Cesare Ottaviano a Erote, a Leonuco Mardiano. Poi vogliamo di questi due danzatori, grandi compagni di lavoro che mi hanno arricchito, devo dire, che sono due persone stupende, al di là del fatto che sono veramente bravi. I loro Lei, nomi? Sì. sì. Giulia Cancemi e Alessandro Parmigiano, che ha curato anche le coreografie. Poi cos'altro dire? È uno spettacolo enorme, non, cioè è una tragedia enorme, non lo spettacolo. Nel senso che è grandioso, io penso che sia la più grandiosa opera Shakespeare, almeno come fatto storico, come maestosità di tutto, dall'Egitto a Roma. E che devo dire? Speriamo che me la cavo, che passa. No, insomma, voglio dire, è il nostro lavoro. Devo dire, io ho fatto 10 anni di ricerca sul teatro classico all'inizio della mia carriera, tantissimi anni fa. Ho fatto dagli Elisabettiani, Ben Jonson, comunque, non Shakespeare, a tutti i Plauto, Terenzio e cose di questo tipo, li ho recitati un po' ovunque, da Roma alla Taormina, Sagesta, e poi mi sono dedicato al teatro, ai classici del Novecento, e il nostro repertorio è fatto di Pirandello, Verga, Steinbeck, Strindberg, Olbry, Sartre. E per me affrontare Shakespeare è una novità assoluta. E ci saranno. Mancava nel mio curriculum un lavoro di Shakespeare. Questo posso dire sicuramente che è una sorta di work in progress, perché adesso è sotto forma di lettura per i 9 decimi, ma via via, con l'andare del tempo e delle repliche, aggiungeremo sempre di più parti recitate, fin quando avremo uno spettacolo completo con un corpo di ballo più consistente e numeroso. E meno male che non ce lo siamo portati, perché qua non ci sarebbe stata la possibilità. E quindi sarà uno spettacolo in costume, con le scene e tutto. E ci saranno altre tappe per questo spettacolo, Per questo oppure sono spettacolo previste già tappe per il nuovo ne stiamo spettacolo? aspettando con delle buone probabilità per quest'estate. Aspettiamolo di giorno in giorno che maturino delle situazioni, ecco. Ottimo. E dove è stato finora questo spettacolo? No, stasera debutta. Ah. L'abbiamo allestito nell'AFA di agosto, anche di Sì. luglio comunque. Luglio-agosto abbiamo passato a provarlo, anche se sotto forma di lettura, però è come se tu fai una lettura, è come se stessi facendo radio. Questa è un po' più grossa perché ci sono dei momenti recitati, ma soprattutto ci sono le musiche, ci sono le danze. Poi ho avuto la fortuna di incontrare in queste mie ricerche un CD dei Sinaulia,
è un gruppo tedesco che è specializzato nel ricostituire, termine sbagliato, attraverso gli strumenti dell'antica, dal liuto ai tamburi e cose varie, delle musiche riportabili ai tempi di Giulio Cesare, ai tempi della nostra azione. Quindi lo spettacolo inizia con questo testo, con questo primo balletto che si chiama Bacchus, e credo che renda un po' l'idea, anche se la prima parte della lezione si svolge in Egitto, però voglio dire, Antonio, la musica romana gliela poteva anche far sentire a Cleopatra, sì, giusto? Tutto sarà una spiegazione quando si vuole. Forse sarebbe stato, però io la musica egiziana non l'ho trovata. E questa poi mi ha catturato molto, per cui dico, beh, aggiustiamo così. I romani hanno portato la loro anche architettura in Egitto, non soltanto la musica, quindi anche la musica, perché no? Ottima scelta. Ottima scelta. Beh, speriamo che il pubblico... Avremo stasera un primo momento di verifica con il pubblico di Agrigente, questo posto incantevole, bellissimo, sembra di essere in un altro mondo. Sì. È atipico per un attore, suggestivo, faticoso per arrivarci, però è veramente bello.